negozio tutto allagato con 20 cm di fango e acqua, cioè più fango che acqua, onestamente, perché è venuto giù tutta il fango, un mare di fango. In un quarto d'ora non abbiamo fatto nemmeno in tempo a chiudere la serranda, a chiudere le porte per cercare di limitare l'ingresso dell'acqua, perché era un torrente in piena, come se fosse stato strarrivato il castro, uguale. Pochi minuti, nemmeno il tempo di rendersi conto di quello che stava accadendo, e Arezzo, zona Sant'Agostino, è diventato un fiume di fango. Io ho aperto alle 10:30, quanto vedi dentro acqua, non è visto. Alta si penso che misura di questa, vedi? Acqua, terra e detriti che hanno invaso i negozi e le abitazioni. Prima volta che mi si allaga il negozio, cioè ho 20-30 cm di acqua nel sottofondo. Dentro i magazzini c'è la roba, non è che c'è le scatole con niente. Io dovrò buttare via tutto, il pavimento saltato. Come sempre accade in questi casi, oltre al danno economico si aggiunge anche tanta rabbia. Considera che c'era già hanno fatto l'allestimento proprio ieri del nuovo, della nuova collezione, quindi un danno molto ingente, sì. Oltre alle strutture anche, oltre alla merce. Chiederemo delle risposte, non lo so, perché è vero che è piovuto, ma non è che è venuto l'uragano Katherine. È stata una cosa abbastanza, non lo so, tutta questa terra dove è venuta, non lo so. Onestamente è una cosa un po' strana, vediamo. Ora tutti insieme ci ritroveremo, vediamo un po'. Il fatto che abbiamo detto di pulire le fogne già 2 mesi fa, il fatto che qualcuno ha telefonato il 10 d'agosto e gli è stato detto che ci sono i dipendenti in ferie, ci si doveva aspettare che quando pioveva, visto che era stata anche preventivata a Poppea, così l'avevano anche soprannominata, ci hanno lasciato pure soli nell'adempiere ai soccorsi, diciamo così, perché c'era l'acqua alta fin sopra lo scalino, quindi puoi immaginare da qui a lassù. Sotto la porta, acqua con terreno, infatti anche vicino ai vetri e tutto, insomma, tutto bagnato, tutto entrato all'interno, è arrivata fino a dietro. E ora si mette tutto fuori, si ripulisce tutto e si fa un po' di pulizia.